Sono partito da zero, sono riuscito a conquistare nuovamente il titolo facendo un record dei missioni italiani, ne ho vinti 2 su 3. A volte il sacrificio è la parte necessaria per arrivare al risultato. Non si è mai visto un risultato che non sia stato sudato. Mi chiamo Roman, in arte Froz. Vengo da Mosca, mi sono trasferito in Italia nel 93, ho abitato in provincia di Bari, a Conversano. Successivamente mi sono mosso a Milano nel 2004. Adesso mi sto preparando per il mondiale dopo aver vinto il Red Bull BC One Europa, che si è svolto a Napoli al Teatro Bellini ed è stata un'esperienza esplosiva. 3, 2, 1! Siamo praticamente su uno dei luoghi storici della breakdance italiana. Un luogo storico che ha segnato non solo la mia strada da ballerino, ma anche un po' la mia filosofia di vita. Siamo al Muretto. La prima volta che sono arrivato qua ho conosciuto i Bandits, che sono il mio gruppo attuale di breakdance. Bandits nascono a Milano dal 2001, adesso sono 12 anni che il gruppo resiste. Per me i Bandits innanzitutto sono state un gruppo di persone che mi ha accolto qui a Milano, si può dire tranquillamente che sono una mia seconda famiglia. La mia camera è un po' il riflesso di me e raccoglie un po' tutti i ricordi della mia vita, la mia famiglia, la mia esperienza nel breaking. Mio papà allenava la nazionale sovietica femminile del tennis. Ho avuto un'educazione sempre all'insegna del rigore, della disciplina, della perseveranza, della costanza. Mi sto allenando quasi ogni giorno per il Red Bull BC One World Final. Mi sto preparando con lo stesso metodo che ho adottato per gli europei, che è un allenamento mirato, quindi cerco di fare esattamente quello che andrò a proporre nel contest. Ce la sto mettendo tutta, ma penso che sia un metodo vincente di preparazione. Cypher 2012, Cypher 2013 e Western Europe Qualifier 2013. Adesso vado al Red Bull BC One World Final a Seoul, Sud Corea, e l'Italia li spacca.